Buongiorno e benvenuti a 7 News, le notizie della settimana. Partiamo con Reggio Calabria, Falco Matà, sindaco con il 60,99%. Il candidato di centrodestra Lucio Dattola, arrivato secondo, ha ottenuto il 27,33%. Finisce così la gestione commissariale, disposta dopo lo scioglimento dell'ente per contiguità mafiosa. Falco Matà sindaco, Reggio è libera, bentornata primavera. Adesso Reggio Calabria è libera, bentornata primavera. Sono appunto le primissime parole dopo la lunga maratona elettorale notturna del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà. Apriremo Palazzo San Giorgio, ha dichiarato governeremo all'insegna della trasparenza. Reggio si aspetta tanto da noi, ricostruiremo il rapporto sentimentale con la città e usciremo insieme dall'inverno che sta vivendo. Vediamo a questo proposito il servizio del video dei festeggiamenti del nuovo sindaco. E allora, anche dopo le primarie eravamo, su un tavolo più o meno così. Un po' più soli. Un po' più soli. E questo è un po' più soli. Vabbè, le parole, insomma, è difficile da trovare in questo momento. È stata una cavalcata che è durata più di un anno, una candidatura che è cresciuta con un sentimento popolare, perché è grazie al popolo e ai cittadini liberi che noi siamo riusciti a vincere. Con oltre il 60%. Con oltre il 60%. Vi ringrazio tutti, da domani ci rimetteremo al lavoro per Reggio, non abbiamo mai smesso di farlo, da oggi lo faremo con un'altra veste, con la freschezza dei 30 anni, con la voglia, con l'energia, con la passione per questa città che è davvero viscerale, ha bisogno di ognuno di noi. Vogliamo che voi ci stiate accanto in questo percorso come avete fatto fino ad oggi, perché noi siamo qui veramente soltanto grazie a tutti i cittadini che hanno deciso di restituire orgoglio e dignità a questa città. A proposito delle cose da cambiare, visto che noi guardiamo in grande e non ci piacciono i diminutivi, anziché Peppe e Giuseppe. Un segnale positivo, iniziare in anticipo rispetto all'orario in cui era prevista la proclamazione ci fa ben sperare su quanto vogliamo arrivare in anticipo anche sui temi scottanti della città, e per fare questo è chiaro che bisogna osservare dei passaggi essenziali come la formazione della giunta che speriamo di poter chiudere davvero nel giro di poche ore, una giunta che avrà la partecipazione di 4 donne su 9, 3 delle quali saranno esterne alla luce del fatto che la rappresentanza in consiglio delle donne è soltanto. Ecco, ma da questo punto di vista, quanta parte della squadra di Giuseppe Falco Matà era già nella mente del candidato sindaco e quanta invece deve essere effettivamente composta adesso? Ma la squadra non riguarda soltanto la giunta, attenzione, governare una città che si è presa a diventare città metropolitana significa doversi circondare in tutti gli ambiti dell'amministrazione di persone
intanto capaci e poi soprattutto anche fidate, oneste e trasparenti per quel che riguarda l'agire amministrativo. La squadra della Giunta si è composta pian piano e, come abbiamo detto anche in campagna elettorale, avrà riguardo e rispetto della geografia e della rappresentanza politica all'interno del Consiglio Comunale e poi naturalmente avrà tre rappresentanze esterne che saranno tre donne. E che consiglio è questo? Che Consiglio Comunale è questo appena eletto? Ma un consiglio che si rinnova e per alcune persone è un rinnovamento al sapore antico. Abbiamo alcuni consiglieri comunali che ritornano a Palazzo San Giorgio dopo qualche anno, abbiamo invece dei neoeletti alla loro prima esperienza amministrativa, tra questi sono persone valide e capaci che, diciamo, hanno una loro professione, un loro lavoro e hanno delle loro capacità che, non ho dubbi su questo, metteranno al servizio della città, del Consiglio Comunale, onoreranno la fiducia che tanti cittadini hanno dato loro. Metromare, la proposta di Lupi in legge di stabilità, il rifinanziamento del servizio. Un emendamento all'interno della legge di stabilità per lo stanziamento dei fondi necessari per la gara di servizio di continuità territoriale tra Calabria e Sicilia per i prossimi 3 anni e quanto viene fuori dal vertice romano tenuto nel pomeriggio di ieri alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Alla riunione erano presenti anche il Sindaco di Villa San Giovanni Rocco Lavalle, l'Assessore ai Trasporti della Regione Calabria Luigi Fedele, oltre al deputato siciliano Vincenzo Garofalo. Il Ministero, riporta una nota diffusa al termine della riunione, ha confermato l'impegno per una soluzione strutturale del problema dei collegamenti e ha annunciato la convocazione a breve di un tavolo tecnico con le Ferrovie dello Stato, che peraltro ha già manifestato una disponibilità di massima a valutare l'estensione alle persone della continuità territoriale già garantita per le merci in base al contratto di servizio esistente. Parallelamente il Ministero si è impegnato a procedere nell'insediamento della legge di stabilità di un emendamento per lo stanziamento dei fondi necessari per bandire la gara del servizio di continuità territoriale per i prossimi 3 anni. Reggio Calabria ha arrestato un 41enne per droga. I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato Antonio Meduri, 41enne incensurato, trovato in possesso di 21 involucri di cocaina confezionati con cellofan termosaldato. Inoltre, durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche 2 bilancini elettronici di precisione e varia sostanza da taglio, tutto posto sotto sequestro. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato l'arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo perciò la misura degli arresti domiciliari. Restiamo sempre a Reggio Calabria, sfruttavano i figli minori fermata famiglia romena. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dopo 3 mesi di indagine, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere e altre 5 ai domiciliari, a carico di altrettanti componenti di un gruppo familiare originario della Romania, accusati di avere sfruttato figli e nipoti minori, portandoli a mendicare in vari centri commerciali nella piana di Gioia Tauro e facendoli vivere in condizioni precarie di disagio sociale. Le ordinanze sono state emesse dal GIP di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. L'inchiesta che ha portato agli arresti è stata coordinata dal procuratore della Repubblica facente funzioni di Palmi, Emanuele Crescenti. Beni culturali, motore di sviluppo nell'area grecanica, il titolo del convegno che si è tenuto a Bova Marina. Vediamo quindi il servizio a cura di Maria Natalia Iriti. Beni culturali, motore di sviluppo dell'area grecanica. Il titolo del convegno che si è tenuto a Bova Marina con la partecipazione di 3 testimoni privilegiati. Il dirigente del Dipartimento Cultura e Istruzione della Regione Calabria, Domenico Schiava, il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri e la soprintendente per i beni archeologici della Calabria, Simonetta Bonomi. Il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, ha aperto i lavori soffermandosi sulla responsabilità degli enti locali nella gestione del cosiddetto capitale culturale. Investire in cultura è difficile, ha sottolineato il sindaco, è una vera e propria sfida culturale, ma la cultura salverà il mondo.
Il dirigente Schiava ha sintetizzato un decennio di storia dei beni culturali nell'area grecanica, che presenta un ricco patrimonio che ha beneficiato di grandi finanziamenti per la valorizzazione di castelli, chiese, biblioteche, siti archeologici e del Greco di Calabria. Un decennio in cui l'organo regionale si è dotato di strumenti programmatici e legislativi, cui hanno fatto seguito interventi e investimenti significativi. In vista dei nuovi fondi strutturali 2014-2020, Schiava ha sottolineato le potenzialità di base dell'area grecanica di attrarre finanziamenti futuri e ha proposto di considerare l'intera area come bene culturale unico. L'area grecanica possiede già un quadro normativo di tutela molto forte, rappresentato dalla legge 15 del 2003 sulle minoranze linguistiche, ha spiegato Schiava. Si tratta di inserire quello che esiste già in un progetto culturale unico, con una governance forte e il sostegno di tutti gli attori sociali, anche allo scopo di ricavare spazi occupazionali per i giovani. Anche il consigliere Zavettieri ha sottolineato la necessità di mettere in rete le risorse in una logica di sviluppo dal basso, attraverso il coinvolgimento di imprese, associazioni, istituti scolastici, oltre che delle istituzioni. Lo sviluppo dal basso prevede una rete di sindaci e tavoli di lavoro ampi che coinvolgono cittadini, associazioni ed esponenti del tessuto produttivo. Questa proposta verrà sviluppata e consegnata al futuro insediamento regionale, ha promesso Zavettieri. Ricco di proposte il dibattito che, seguito alle prime due relazioni, sono intervenuti fra gli altri il sindaco di Rogudi Zavettieri e il sindaco di Palizzi Scerbo, il presidente dell'Istituto Superiore di Cultura Ellenofona Mandalari, il restauratore delle tessere musive della sinagoga di Bovamarina Pasquale Faenza. L'intervento conclusivo della sovrintendente Bonomi si è concentrato per la maggior parte sul parco archeologico di Bovamarina, per la cui gestione è stata stipulata da poco una nuova convenzione fra il Comune e la sovrintendenza. Molteplici gli interventi previsti, finalizzati a mitigare l'impatto diretto del viadotto, migliorarne l'illuminazione, sistemare il patrimonio demoantropologico del parco, rendere fruibile la caffetteria. È previsto anche l'ampliamento degli scavi. La dottoressa Bonomi ha appoggiato con suggerimenti la proposta del progetto unico, auspicando un più incisivo intervento degli enti locali, investimenti in cultura da parte degli imprenditori e la valorizzazione delle professionalità presenti nell'area. Lunedì 3 novembre alle ore 18, nei locali dell'Auditorium San Gaetano Catanoso, presso Corio di San Lorenzo, verrà costituito ufficialmente il presidio di Libera, Valle del Tuccio e Montebello Ionico, che opererà sul territorio dei comuni di Montebello Ionico, Rocudi, Medito di Porto Salvo, Bagalari, Roccaforte del Greco e San Lorenzo. Il suddetto presidio sarà intitolato alla memoria di Antonio Marino, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valore civile. Nel corso dell'iniziativa verrà anche ricordata la figura del brigadiere Antonio Marino, originario di San Lorenzo, un uomo appunto che ha dimostrato di essere degno di indossare la propria divisa, poiché ha compiuto il suo dovere a scapito della sua stessa vita, rimanendo perciò ucciso per mano dell''ndrangheta il 9 settembre 1990 a Bovalino. L'ordine del giorno del 3 novembre prevede quindi la sottoscrizione del patto di presidio, la nomina del rappresentante di presidio e tematiche varie ed eventuali. Durante la serata verrà presentato il programma delle attività che il presidio Nino Marino intende proseguire. Sarà altresì possibile richiedere l'iscrizione a Libera relativamente all'anno 2015. Con la nascita del presidio Libera si impegna ad essere sempre più presente nel territorio tra i cittadini affinché non si sentano soli, ma sicuri. Strade a rischio, il cittadino rivendica la propria sicurezza sul territorio. Sulla strada provinciale che da Masella porta a Montebello Ionico, più che di un tratto di carreggiata, si rende pericoloso proprio per la viabilità, poiché l'emergenza frane e smottamenti continua a persistere e si ripresenta puntualmente con l'arrivo delle intemperie. In vista della stagione piovosa è opportuno prendere seri provvedimenti in merito. In questi anni solo un piccolo tratto è stato ricoperto dalle reti di protezione, ma la maggior parte del percorso stradale rimane a rischio caduta massi. Don Giovanni Gattuso, il sacerdote delle parrocchie di Masella e Montebello, lo scorso inverno ha sollecitato più volte l'intervento di chi di dovere, inoltrando svariate segnalazioni inerenti ai problemi e ai gravi rischi all'ufficio di protocollo del comune montebellese e alla sede della provincia di Reggio Calabria. Ad oggi purtroppo non è stata adottata alcuna soluzione per la messa in sicurezza dell'unica strada percorribile che permette di raggiungere i paesini interni del comune di Montebello Ionico,
dove peraltro vi è la sede dello stesso municipio. A questo proposito occorre che i cittadini continuino a denunciare lo stato in cui versa il territorio e mostrare i disagi che devono affrontare giornalmente perché si possa prendere coscienza del degrado generale. È utile altresì segnalare con urgenza l'eccessiva presenza, o meglio invadenza, degli arbusti al nuovo bivio in zona Sant'Elia all'entrata del comune Montebellese, oltre che nello svincolo attraverso il quale ci si immette sulla strada statale 106, direzione Melito di Porto Salvo. Espandersi degli arbusti all'interno della carreggiata ha ridotto il tratto percorribile di almeno 2/3, conseguenza della scarsa visibilità soprattutto con il tramontare del sole, poiché la zona manca totalmente di illuminazione pubblica e il rischio incidenti è alquanto elevato. È importante che non venga mai meno la sicurezza dei cittadini affinché il nostro diventi un paese civile per cui occorre soddisfare i bisogni e i servizi primari, attuando regolarmente la manutenzione ordinaria per poter vivere con serenità il proprio contesto sociale, facendosi garanti dei diritti essenziali che fanno da volano al progresso. E passiamo all'ultima notizia riguardante lo sport. Mazzarri, Reggio, i tifosi e la regina sono nel mio cuore, un episodio isolato non vale nulla. Reggio è stata una delle esperienze professionali più intense della mia carriera e i risultati che ho ottenuto non sarebbero arrivati senza l'aiuto della squadra, ma soprattutto dei tifosi amaranto. Loro mi somigliano, mettono passione e dedizione per la propria squadra. Dopo le polemiche dei giorni scorsi in cui Mazzarri aveva detto di non temere i fischi degli interisti dopo aver rischiato di subire bastoni lanciati dai tifosi della regina, il tecnico di San Vincenzo e Loria Simanoi esprime tutto il proprio affetto per la città dello Stretto senza smentire l'episodio. È stato un fatto isolato che può accadere a me come ad altri colleghi. Reggio, i tifosi della regina li ricordo con grande affetto. Colgo l'occasione quindi per salutarli tutti. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento.